Ecco come l'UEFA e la FIGC, in modo totalmente impunito, faranno fuori la Juventus. Oltre agli attacchi fuori dal campo, si passa a quelli dentro al campo. Molti di voi non crederanno alle proprie orecchie. Guardate questo video per intero per conoscere il piano che ha in mente Ceferin e Gravina. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace. Attiva la campanella per essere avvisato per primo. È gratis. L'Inter emerge come la grande favorita per la conquista del titolo di Serie A, in linea con le direttive stabilite dalla FIGC e dalla UEFA. Questo privilegio è evidente non solo nel gioco sul campo, ma anche nel trattamento disciplinare ricevuto. A confermarlo sono i dati. L'Inter è infatti la squadra con il minor numero di ammonizioni, solamente 16 cartellini, un segno chiaro di una certa predilezione. Al contrario, la Juventus, guidata da Max Allegri, si trova in una situazione diametralmente opposta. La vecchia signora è stata tartassata dagli arbitri, accumulando il maggior numero di cartellini gialli in Serie A, ben 30. Questo numero pone la Juventus al secondo posto in questa indesiderabile classifica, dietro solo al Lecce, che ha ricevuto 34 cartellini, 32 gialli e 2 rossi. Questo è un campionato evidentemente falsato. Il disegno è chiaro. L'Inter, oltre ai calendari fatti da un suo ex dipendente, oltre alla politica, come la russa seconda carica dello Stato presente alle approvazioni del bilancio, oltre a Gravina che tiene a galla una squadra fallita, ora il progetto è quello di eliminare chiunque si avvicini al primo posto. Questa disparità di trattamento solleva interrogativi sull'equità e l'imparzialità in Serie A, specialmente in considerazione del fatto che l'Inter, con un numero di cartellini così esiguo, è stata favorita in modo evidente. La condizione della Juventus è ulteriormente aggravata da questa situazione, trovandosi in una lotta disuguale per la conquista del campionato, un obiettivo che, secondo le direttive, sembra essere predestinato all'Inter di Simone Inzaghi, che gode di un cammino quasi immacolato sul fronte disciplinare.